Bellissimi! Secondo episodio 2.0, abbiamo fatto il video con la Fenice, siamo ancora con Mirko. Ciao Mirko. Video... Ciao ragazzi, io sono ancora sconvolto per il video che... Boh, se non l'avete visto andatelo a vedere perché... Video dell'anno, roba fotonica. Oggi togliamo la Fenice, la bandiamo e utilizziamo il Monaco. Vi chiedo il like, iscrizione alla campanella. Mirko lo dà in descrizione, CiccioGamer89 Grax nello shop prima di acquistare. Utilizzate il codice, mi raccomando. Si va sulla lente, nuovo mazzo. Se prende il Monaco... Mamma mia, grazie. E si esclude. Guarda, posso dirti una cosa senza farti troppi spoiler? Mi ha messo una quantità di archi X e non ti sto prendendo in ma giro. Ma com'è possibile? Cosa che io non lo uso l'arco X. È stranissimo. Diciamo, io in questi due video io utilizzerò il domatore, il golem di Elisir. Nei futuri bandiremo le nostre carte preferite. Quindi proprio sarà il panico. Ci sta. Sarà, ma io non capisco perché mi abbia messo tutti questi archi X. Ti ho mandato già la partita. Ti giuro su Dio, sono full boxato di archi X. Allora, io provo... qualcosa di particolare. Vediamo. Non metto il 2.6. Magari dopo valutiamo. Accetto. Io non ti ho messo l'arco X, eh? Cioè, te lo dico, no. Era meglio se mettevi l'arco X, per la scelta che ho fatto. Però io non t'ho voluto mettere perché ho detto no, Grax non se lo merita l'arco X. No, è sempre una rottura. Meglio così. No, l'arco X non se lo merita, non... Allora, il pirotecnico. L'hai visto il mio... Mamma mia, la modifica 3.0? Ma l'ho pure utilizzato. Quello è uscito pure un video. È tantissima roba quel deck, veramente. Allora, peccato che ho perso la Pyro. Vediamo, sai che c'è? Posso fare così. Non so tu quanto possa cavartela in questo. Lo sai? Allora, la cosa positiva è che respingo un minimo. Il problema è che non ho la Fireball. Ma forse quello è il tuo problema. Ok, mi è andata di chiappe. Veramente di chiappe. Veramente di chiappe. Ti posso dire che ti ha detto proprio culo, culo, culo. Ma proprio veramente un botto, Grax. Quella dovrebbe prendere il doppio danno. Ho spostato il Monaco. Ma tu veramente. Va bene, però. Togliete. Vediamo. Cioè. Ma senza la Fireball, fidati. Bella giocata. Questo sono obbligato a farlo. Tra l'altro ho anche attivato la torre central. Ok, quella si ferma. Sì. Cioè, ma come ti ha messo il deck pecca con la domatrice? Ma cioè, tu a me me lo dici, ma assurde, che ne so io? Ma io ho totalmente un'altra ricerca stranissima. Cioè, ma come funziona? Ma no, ma io ancora sto guardando. Cioè, dentro di me ancora c'è la quattronco. No, la quattronco adesso, perché veramente... Recuperatevi l'altro video, lo trovate nelle schede, ragazzi. Adesso voglio vedere se ti ridice di nuovo culo. Non posso fare niente. Quella pyro da dietro. Perché sennò mi attivi torre. Sì, se non ti attivo la torre, mi spappoli. Cioè, io ti attivo torre e tu mi spappoli. È la pirotecnica, ragazzi. È una di da quelle un carte. Da un fastidio. Ma allora, se qui la valorizzo, mia. Potrei non perderla, forse. No, la perdi. Sì. Baby Dragon è ignorantissimo, eh. Cioè, il Baby Dragon veramente perché è una veloce. Roba... Questa è una bella play. Guarda, me la sto veramente inventando, te lo giuro, eh. Te lo giuro, me la sto veramente inventando. Buona. Sì, ottimo che ti sia attivato, ti dico la verità, ti ha salvato le chiappette sta storia. Ok. È solo che io devo cambiare lane, non è una bellissima. Oh! Ma l'ha fatto veramente? T'ha tolto l'abilità. Oh, tiro il bronco. Buono. Però comunque. Ma che partita entusiasmante anche questa, posso dirti? Ci sta, eh? Ci sta, sì. Doppi danni. Le partite con Mirko sono tutte così, regà. Sì, quelle due. C'è niente da fare. Le subirò a livello gigantropico. Ok, ottima. Non ti devo parettare neanche a neanche. Oh sì, sì, ti prego, sì, togli tutto, ti prego. Bella, Grax. Vediamo, però tu mi ammazzi la Pyro. Ma te posso ammazzare quello che te pare. Zitto, toglie quello. Mamma mia, il Monaco davanti al domatore, che roba che è, ragazzi. Zitto, toglie. Tu c'hai qua una cosa bruttissima. Ok, metto lui, tu abiliterai.
per forza. Immaginavo. Io abilito adesso e respingo. Mamma mia, te forte il Monaco, raga. Mamma mia, te ferma tre truppe per tot secondi, cioè è clamoroso. Complicato, non è che posso. Vediamo. Sì, ma che ti devo dire? Che ti devo dire? Merda. Ok. Ma comunque è entrata, aspetta. Non è una situa meravigliosa. Era pure entrata, zì, ma come vedi... Cioè, io sto cercando di bullizzarti le carte, però non è che ci sto riuscendo... tanto bene. Mamma mia, ragazzi. In teoria... Mamma mia che match, mamma mia che partita, che storia, oh. Guarda, hai giocato benissimo. Sì. Io forse potevo utilizzare potevi fare qualcosa in più, secondo me. Potevo effettivamente, però la pirotecnica non sembra, ma Grax l'ha tirata visto davvero bene. Come gestisce la pirotecnica? Cioè, non ti fa passare, è sempre un danno costante. Purtroppo sai che c'è, non avevo niente per toglierti la pirotecnica. Sì, con le frecce non te la gestivi niente, molto meglio. Non avevo niente, perché se ti avessi tolto la... Ma guarda, per me la tua win condition non è stato il domatore, eh. Per me è stata la pirotecnica. Cioè, per me... Beh, comunque un sacco di danni l'ho portati, ma c'è stato un push in particolare che ti ha fatto male. Quello lì che è passato Monk e è passato il domatore, l'ho abilitato. E gli ha tirato 4 hit. Madonna, uso un deck allora. Che se riesco a vincere senza senso, senza senso. Ah no, ho sbagliato, qui ho messo la fenice invece do bandì la fenice. Esatto. Stavo a fare il video di prima. Io praticamente ho gli ultimi 5 deck tutti con l'arco X, è una cosa. E poi se ci fai caso, ogni volta che noi ricerchiamo vado. Un pochino ti cambia la sì, scelta, non so se ci hai fatto cambia. Caso un minimo della cambia di giro. Ma guarda, se lasciano like faremo i deck matti perché bandiamo tutto. Forse mi conviene aspettare. Lo sai che io quello lo usavo tantissimo, il barile d'ossa, lo usavo veramente, veramente ma tanto. Con la clone? No, in generale avevo un deck che lo utilizzavo tanto, 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 veramente. Sì, però t'ho visto il trick. Bella giocata. Però te l'ho visto. Mm-hmm. E non ci crederai, caro amico mio, perché non ci crederai. Perché tu non ci crederai, ma... Allora, l'unica cosa che dà fastidio al Monaco è la torre infernale. Perché praticamente non la respinge. Sì. Vedi? Sì, non sì, è che sì, risubisce... Sì, sì, sì. Il danno. L'unica struttura, mi sembra pure la Tesla gli dà problemi. Poi dopo tutto il resto, cannone, torre bombi, respinge tutto. Senti, ma non ti dico che abbiamo lo stesso deck? Mmm. Però siamo lì, eh. Questo mi pare un matchup interessante. Vedrete, raga, che uscirà fuori un bel gameplay. Secondo me sì. Quella va a spaccare abbastanza. Però io c'ho pure lui che è un'altra rottura di scatole. Sì. Secondo me ci può stare a fare così, a farti perdere un po' di Elixir. Ok. Molto, molto buono questo attacchino, eh. Molto, molto buono. Tu con che cosa mi vuoi attaccare in this moment? Perché... Sì, ah, ok. Madonna, se lo facevi, Grax, eri veramente Gesù. Se lo facevi, eri veramente Gesù. Cioè, se mi facevi... No, mi serviva per il cerbottaniere, mannaggia. Dai, te l'ho tirato male il cerbotto, dai. Qualcosa, eh. Io non so se tu qui abiliti. Per forza, comunque dai, chip damage. Uno di Elisir è regalato. Uno di Elisir è regalato. E qua, comunque hai fatto un botto dei danni. Sai che c'è? E che io credo che questa cosa... vada bene, perché ti casca sopra o mi fai la tronco o le la perdi. Figo. Ma io non posso. Vedi, per forza. Ok. Come al solito queste partite sono orribili, per quanto sono belle. Oh, mamma mia, c'ero quasi. Qui mi devo inventare qualcosa, se no non... Da brividi, oh. Da brividi pure questa, eh. Da brividi anche questa, io te lo dico. Qualche danno. È difficile, raga, è difficile. Brutta storia. Porca miseria. Fidatevi che è difficile questo.
cazzo, bello, quei bello, match. A salvare un botto il cerbottaniere. Ma veramente tantissimo. Quello è un ottimo log. Tu provi il trick. Io ci ho provato. Lui abilito e respingo. Quanto è forte quella carta. Facciamo così. Che forse neanche dovevo, sai? Aspetta, devo fare pressing, se no come faccio? No, come faccio io? No, come fai tu? Ok, danni ci stanno. Quelli davanti colpiscono. Bravissimo, Grax. Questa l'ho sbagliata. Quella... È brutta, ma tu sei più capace di me a giocarsi deck, non c'è niente da fare. Tu sei più bravo. Ragazzi, è tesa. E quando ci silenziamo... brutta storia, bruttissima storia, ti dico la verità. Ok. No, mi hai spinto il log, mi sono sbagliato. No. Grax, guarda che cazzo mi sto mettendo per un no. Se mi respingevi pure quello. Porco que... No. Oddio. Corri. Oddio. Non è fattibile. Provi, voglio rivedere un attimo il replay. Non so come ho difeso il cerbottaniere. Non è fattibile. Ti giuro, non lo so. Cioè, un secondo la VAR, ragazzi, un attimo. Perché quello che ho visto sul cerbottaniere è incredibile. Tu avevi il log, il barile, il cerbottaniere. Ho difeso, considera, col barile sulla mia torre. Non so se l'hai visto. No, ma non incredibile. Per poi tirare il log al ponte più rocket. Ma che è successo, regà? Barile su mia torre. E non ho preso tanti danni. Chi è che ha difeso? Il goblin davanti ha difeso il cerbottaniere. Il goblin davanti, zi. Ragazzi, questi video non so com'è possibile che escono fuori partite così. Incredibile. Tanto. Io avevo tirato una tronco spettacolare. Perfetta, guarda, in push. Guarda quello. No, non ci posso credere. Ultimo match. Ho utilizzato il domatore. Ho utilizzato il bariletto. Andiamo a esplorare. Vai. A me mi è capitato un bel deck. Cioè, nel senso che è un po' particolare. Che roba, veramente. Da sentirsi male. Va, provo il classico. Male. Vedo. Vai. Madonna mia, da te sono usciti dei video. Pazzesco. Ma ti giuro, una roba. Ah, c'è proprio il 2.6. Questo è clean. Ok. No, in realtà no. Perché non mi sono accorto, ma c'è sta una spell sbagliata. Ok. No bueno. Per forza. Ah, sta davanti, fa da filtro. Ah. Mi sono fatto respingere il log. Sei pazzo però, Però sei pure pazzo sei, Ci proviamo. Difficilotta. Ma anche per me. E neanche poco. Pure per me, bro. Sicuramente uscirà fuori un altro match. Di quelli tosti. Sto cannone. Se potesse... No, so. 2-3. Schiaffone, ritorna indietro. Guarda, è un bel counter del gigante Royal. Come no, sì, ma il Monk è veramente una carta bella, bella tostarella, se possiamo dire così. Prendi il Monk? Sì, no, ma il Monk... No, non viene pescato! Ma non lo sapevo! No, non viene pescato, no. Bellissimo. È un po' meno per me, ma comunque. Vediamo un attimo. Allora. Okay, pensavo di esserti counter. Mi tocca far morire lui, perché... Decisamente sì. Per forza di cose... Allora, o io in questa partita ti faccio tutti i piccoli danni, veramente ti devo andare veramente piano piano a romperti le scatole, ma veramente piano. Forza. Beh, mamma mia, però, guarda che t'ho fatto, zi. Bella giocata, Guarda che t'ho fatto. Però devo per forza difendere. Il congelino forse mi fa fare una hit col domatore. Ok, che fa così. È inutile che mi attivo torre.
ottimo, eh. Me l'ha abilitato, va bene. Prendo le frecce. È abbastanza basico. Sarà basico, ma... Ma tu c'è quella fulmine. Night. No, non ti devo far più passare mai nella vita. Non posso permettermelo. Perdi lui. Bella giocata. Questa è favolosa. Questa veramente è tanta roba. Sai qual è il problema? Che mi agganci col pescatore. Sì. Decisamente sì, Grax. Ok, questo è buono. Veramente io il danno del monaco lo prendo sempre. Cioè è impossibile non prenderlo. Buona la terremoto, una hit! Sì! Io vedo così. Però tu hai fatto uno sparo, eh? Sarà pure che ho fatto lo sparo. Unica cosa che posso fare... Io ho tutte le carte... Oddio! Oddio! Allora diciamolo. Diciamolo. Ragazzi, diciamolo. Io penso i due più bei video mai fatti nella storia. Vogliamo dirlo? Diciamolo. Mi sono preso la rivincita per il video di prima. No, per carità, però diciamolo. Dai, 99 di vita, ne vogliamo parlare? Incredibile, io non ho parole. Ma perché? Cioè, c'è un'affinità particolare, non è possibile. Non ho parole. Ragazzi, noi in cambio vi chiediamo solamente il like e l'iscrizione alla campanella. Codice Grax e CCComer89. Se volete altri video, sfondate di supporto nei commenti, perché noi siamo qui, registriamo e vi portiamo questi intrattenimenti. Male, da sentirsi male. Grazie mille per i contenuti. Grazie a un voi, un bacione gigante. Bene. Comunque ci sta, perché la finisce la tua carta, il mono con la mia non fa una piega. No, va benissimo così, è giusto che sia così. Ciao bellissimi, ciao. Ciao.